La montagna è instabile ovunque, in particolare anche qui da noi, quindi cercheremo di fare il modo di intervenire con la provincia, con la protezione civile, con la regione Lombardia per garantire una sicurezza. Fortunatamente non è successo nulla alle persone, questo è già una cosa direi molto, molto buona pur nel momento difficile. Il masso di circa 20 metri cubi si è staccato da una località impervia a 1300 metri in Val Marveggia, comune di Torre Santa Maria, alle 20 di sabato, giorno dell'Epifania. Soltanto lambita la strada provinciale 15 di diramazione A che unisce Torre a Marveggia e quindi a Spriana, divelto il parapetto, ma la carreggiata non è stata particolarmente danneggiata. Tuttavia, dopo la notte e le prime ore di comprensibile chiusura del collegamento, con conseguente isolamento di un centinaio di persone tra residenti e turisti, ora si transita, ma soltanto con il via libera della protezione civile. Ancora un po' di materiale, un fronte importante che si deve ancora muovere, che ha già dei segni di movimento. Quindi l'idea è di mantenere la strada verso Stripriana aperta. Abbiamo, tramite il servizio di protezione civile, dei volontari di Torre, e anche a questo punto verrà coinvolta quella provinciale, stiamo facendo il monitoraggio, quindi una vedetta dall'altra parte della valle che osserva eventuali movimenti, che comunque sono molto più a monte rispetto alla strada, e le macchine potranno passare con il nulla osta appunto di questo presidio. Ancora oggi si sono succeduti i sopralluoghi dei tecnici sul versante. Pericolo per ora non interessa nessun centro abitato, quindi purtroppo è solo sulla viabilità che sì, è un disagio, perché se dovesse scendere c'è il rischio che Spriana venga isolata completamente. Si spera sempre di no, ma l'eventualità c'è. Un isolamento dovuto anche dal fatto che al momento la provinciale 15 è l'unica che porta al piccolo comune, poiché l'altra strada che sale dal prato è chiusa da quasi un anno ormai per lavori di consolidamento del versante. E dobbiamo permettere in qualche modo il passaggio alle persone che si recheranno a Sondrio a lavorare e ai due bambini che vanno a scuola. Vedremo di velocizzare l'ultimazione dei lavori dalla strada che sale dal prato, che ci permetterà sicuramente un accesso più tranquillo e oltretutto permetterà di lavorare con più tranquillità su questo movimento franoso.